Come governo l'obiettivo è proprio questo, il cambiamento passa da la partecipazione e l'istituzione di un ministero, però l'onore di guidare sulla democrazia diretta è l'emblema più evidente di come tutto il governo sia intenzionato a riconoscere la democrazia diretta e la partecipazione come un fondamento dell'attività legislativa e normativa dei prossimi anni. Abbiamo nel contratto di governo degli obiettivi ambiziosi. Il primo è quello di introdurre il referendum propositivo. E lo faremo a partire già da quest'anno con un dibattito parlamentare che deve iniziare dalle commissioni e deve vedere ovviamente il Parlamento come centrale. Ma pensate a cosa significa introdurre in Italia il referendum propositivo. Qual è la rivoluzione? I cittadini si trovano di fronte a un governo che magari non rispetta la volontà, tradisce la volontà popolare, ha la possibilità di scrivere loro le leggi e di approvarle direttamente. Quindi non avremo più italiani che si mettono al bar, avremo italiani che hanno la possibilità di costruire e di trasformare in attività propositiva la loro protesta, responsabilizzando. Cioè stiamo restituendo le chiavi